Ciao a tutti amici e bentrovati su TCG Television da Daniel e dal torneo del potere di Dragon Ball Super Card Game. Infatti abbiamo qui oggi di nuovo il box del torneo del potere Tournament of Power, che avevamo cominciato già ad aprire la scorsa volta avendo solo 4 buste, una per Arthur, che eravamo partiti dalla fila di sinistra. Infatti, come possiamo ben vedere, la fila di sinistra è già assaggiata. Quest'oggi invece la completeremo, quindi ci andremo ad aprire tutta la fila di sinistra, in modo tale che dal prossimo video riguardante questa espansione avremo tutta la fila di destra da spacchettare. Drop it. Come avevamo detto, la fila di sinistra sarà il nostro obiettivo di oggi, per cui io vado a togliere gli 8 pacchetti là e mettiamo da parte il resto del box che al momento non ci serve, anzi direi che possiamo toglierlo totalmente dall'inquadratura, tanto va solo ad occupare spazio. 8 buste, come detto l'altra volta avevamo invertito un pacchetto di Vegeta perché non era presente all'interno. Infatti è molto strano, i pacchetti strani non sono equilibrati, abbiamo solo un pacchetto di Goku e Jiren mentre abbiamo 3 pacchetti di Gohan, non si può fare una sfida in questo caso. Vabbè, cominciamo ad aprirli così come viene, impiliamoli qua. Prima busta, vediamo se oggi riesco ad aprirla senza le forbici, ma ne dubito. Vi ricordo che questa espansione è un'espansione, chiamiamola parallela a quelle già uscite, che erano la 1, la 2 e la 3, ovvero Galactic Battle, Union Force e Cross Wars. Niente, mi servono le forbici. Questa qui si chiama Tournament of Power, come vedete riparte dal numero 1 ed è TB1, mentre le altre sono BT1, 2 e 3. Riprenderemo la serie canonica con ovviamente BT4, che si chiama Colossal Warfare e dovrebbe uscire dall'altra a settembre, quindi neanche c'è troppo da attendere. Ok, prima busta aperta e cominciamo dal nuovo C17 Energy Guard, non comune. Tra l'altro ancora non ho trovato nessuna reverse. Maiden Transformation, bruttissima. Ok, manca la non comune, la terza non comune, quindi stavolta abbiamo una reverse. Catopesla, Multiform Tienshinhan, Murichim, già viste tutte tra l'altro, anche Ribrian Maiden of Anger, anche Ribrian Brian de Chateau, già vista, Roselle non me lo ricordo, può darsi di sì, può darsi di no, Reactionary Rama, bruttissimo pacchetto per il momento. Abbiamo Union Attack Votamo Maghetta, anche questa già vista, una super combo dell'altro comune, molto buona. Ok, la reversa è una comune gialla ed è Key Bomb Support Cocotte dell'universo 11, carta rara, attenzione, una rara blu, vediamo un po', 1, 2, 3, Results of Training, Son Gohan, carina, così la giochiamo all'interno dell'universo 7. A costo 5 si evolve a costo 4 da un Son Gohan dell'universo 7, come abilità permanente, se ci sono due o più carte universo 7 nella tua area combo, questa carta guadagna triplo strike, non è male. Quando una carta evolve in questa carta, se la carta leader è blu, scegli fino a 3 carte universo 7 con costo energia 3 o meno dalla tua mano e giocale, quindi non una, non due, ma ben 3 carte. Voilà, prima carta trovata, prima carta rara, e poi abbiamo una reversa, un altro pacchetto di Gohan. Vediamo un po' se riesco a far entrare tutto nell'inquadratura. Perfetto. L'altro pacchetto di Gohan, stavolta lo tagliamo da sotto. Stavolta abbiamo trovato un SR all'interno del pacchetto di non ricordo chi. Vediamo un po'. Stavolta abbiamo Handstrike Caseral, che tra l'altro è uno dei pochissimi universo 11 che non si gioca nel suo team. Whis, Mentor of Beerus, carina. Qui c'è la non comune del Gohan, leader dell'universo 7, la sua abilità Warrior of Universe 7 ce l'ha anche di qua, quindi possiamo giocare le carte universo 7 nella nostra area come se non abbiano un costo specifico. Una volta per turno, quando facciamo un combo con una carta universo 7, durante il nostro turno peschiamo due carte, ovviamente combo con lui. Si awaken a 4 o meno punti vita, abilità permanente nella versione awakenata, le tue carte universo 7 nella tua battaglia possono effettuare combo quando sono in posizione di rest.
Una volta per turno, quando fai una combo, una carta universo 7 dalla tua area batto, durante il turno peschi due carte. Molto molto aggro, molto aggro. Hero Combination Kushi Universe 9 Striker Oregano Bergamo, già trovato purtroppo. Abbiamo il Supreme Kai dell'universo 9, molto cattivo. Universo 6 Combination Maghetta a costo 3 un barrier. Cocotte Zone, il counter per l'universo 11. Poi attenzione, vedo sbelluccicare dorato, quindi dovremmo avere un SR. Ermilla the Sniper. E poi la SR, attenzione. Ah no, c'è un'altra comune che è Comfy, la SR è rossa. Dai che hit. Olè! Grande ragazzi, 25 euro di carta, mica male. Non mi serve per nessun mazzo, però non ci dispiace affatto averla trovata. Grande hit. Molto bene, cominciamo alla grande anche questa spacchettata. Abbiamo trovato la nostra prima SR di oggi, che altri non è se non hit. Terzo pacchetto con le Maiden dell'universo 2. Mi pare che l'altra volta, nel precedente video, le avessi chiamate Meremaid, confondendomi con le sirene, che tra l'altro non so cosa abbiano a che fare con questi tre personaggi. Vabbè, abbiamo C18, non comune, Saiyan Kale, non comune, e Secret Vitality Jiren, non comune, carina. Cocotte, questa volta in versione personaggio comune, Kawaii Keymaster, dell'universo 4, Focus and Mind on Gohan, quindi della carta utile per far evolvere il Gohan precedente, l'unico Gohan dell'universo 7 credo che esista al momento. Dercori, la carta peggiore del set. Kale, versione normale, che è un blocker a costo 2. Tra l'altro, se abbiamo una Caulifla nella nostra battaglia, possiamo giocare questa carta a costo 0. Hissop, dall'universo 9. Vical, Master of the Sky, e ultima comune, Hero Combination Tapper. Carta rara verde, attenzione, Maiden Squadron, Kakuzna, la peggiore rara del set. Vabbè, dovevamo trovarla prima o poi, penso. Ok, andiamo avanti, terza rara trovata, seconda rara trovata. Tocca al pacchetto di Goku, ma io lo salterei, andrei direttamente a Vegeta contro Kale, perché ce n'è uno solo, quindi almeno ne rimane uno per Artwork. Vai di taglio, vediamo un po'. Danger Triangle è la nostra seconda, che già abbiamo trovato. Maiden Squadron Rosie, appunto delle Maiden. E la non comune c'è, quindi niente reverse. Zirloin Maiden Attendant, sempre dell'universo 2. Poi abbiamo un altro Tenshinhan, già il terzo. Ma questi vengono sempre a coppia, e questo anche... Penso che abbiano messo le carte nei pacchetti almeno 3 o 4, spero 3, non di più, infatti per fortuna questa è diversa. Back Combo of Universe 7 Goku. Abbiamo Hero Combination Vuon, Shining Blaster, il counter dell'universo 9. Ancora Brienne, basta, non ne posso più di questa Brienne. Roselle e attenzione, carta rara rossa. Oh, Caulifla, la migliore rara che potevamo trovare. Molto bene, molto utile, a costo 4 evolve a 3 da notte a Caulifla. Abilità automatica: quando giochi questa carta, guarda le prime 7 carte dalla cima del tuo mazzo, scegli una carta dell'universo 6 con 15.000 o meno di potenza e giocala. Bella forte. Tac, abbiamo trovato la nostra terza rara. Adesso sono rimasti un pacchetto per Artwork. Io comincerei dalle Maiden. Anzi, cominciamo da Gohan. Tanto la SR è già uscita da Gohan, quindi partiamo dal presupposto e vogliamo tenercela per ultimo. Probabilmente non è in questo pacchetto, anche se nel video di Union Force, la seconda metà del box, se vi ricordate bene, c'è stato un exploit di sell veramente devastante rispetto agli altri pacchetti. Ecco qua un'altra Caulifla, versione Super Saiyan normale, l'altra era Super Saiyan 2.
Oh, Golden Freezer Leader, questa ci voleva proprio per costruire un mazzo. Terza non comune, Wiz. Intanto vediamo un attimo questo Golden Freezer, che mi ricordo è veramente potente. Allora, la versione normale è un Angel, Warrior of Universe 7, quindi tutte le carte dell'Universo 7 non hanno costo specifico. Una volta per turno metti una carta dell'Universo 7 alla tua mano nella pila di scarti e peschi 2, quindi scarti 1 e peschi 2. Abilità Awaken, quando, vabbè, 4.000 energie, si awaken e stappa 2 risorse, 2 energie. Ancora Warriors of Universe 7, poi una volta per turno metti una carta dell'Universo 7 nella tua pila di scarti, pesca 2, quindi scegli una battle card avversaria e mettila in posizione di rest. Ah, bello, bello interessante. Attack Reflecting Broom. Sorrel, the Small Warrior. Lady of Destruction, Kale Leader, già vista. Ancora Narirama. Ancora Union Attack, Botamo Maghetta. Time Kicker. Ready to Fight, Son Goku. E attenzione, Hero Combination Tapper. A quanto pare mi sbagliavo, infatti abbiamo una SR blu. Dovrebbe essere Beerus, 1, 2, 3, ed è Beerus, Universe 7 Divine Vanquisher, a costo 5. Non è affatto male, anche se non è giocatissimo. Vediamo un po', a costo 5 ho 25.000 con Double Strike. Quando questa carta attacca una carta leader, il tuo avversario sceglie un qualsiasi numero di carte dalla sua mano, Barra Battle o Area Energia, per il quale il costo totale sia 6 o più, e le mette nella pila degli scarti. È un distruttore di tutto, praticamente mazzo, energie e carte Battle, matto, anzi non mazzo, mano, energie e carte battle. Sono rimasti tre pacchetti, a questo punto direi che possiamo andare con quello delle Maiden. Intanto non so se uscirà un altro SR per oggi, ce ne abbiamo trovate due, forse sì, forse no, chi lo sa. Teleporting Gimes, ed abbiamo la prima comune. Intanto questa reverse la possiamo togliere, tanto non mi sembra questo che Ultimate Evolution Frost, già trovata. E Hero Combination Kettle, l'altro personaggio dell'Universo 11 che non si gioca nel suo mazzo. Rabanera, già trovato. Universe in Combination Botamo. Catopesla, tra l'altro sono nella stessa posizione, da notare. Dergori, basta. Shining Blaster. Universe 9 Striker Hop. Universe 6 Combination Maghetta. Hero Combination Vuon. E carta rara gialla, attenzione, Hally of Justice Toppo, carina. Toppo a costo 4, un 20.000, abilità automatica, quando giochi questa carta, la tua carta leader è un universo 11, guarda le prime 10 carte del tuo mazzo, scegli una carta, scegli due carte con di tipo universo 11 con costo di energia 3 o meno e giocale, non male. Ultimi due pacchetti per sperare di trovare un'altra SR. Intanto abbiamo il pacchetto di Goku, che è l'unico di questa spacchettata di oggi. Ce n'era uno solo, cosa molto strana. Sicuramente avremo il rovescio della medaglia nell'altra metà e ce ne sarà uno di più a discapito di quelli di Gohan, ma lo scopriremo nel prossimo video. Attenzione, attenzione, Iron Skin Butler Chapel, prima non comune. Non so più dove poggiarlo. Andiamo qua. Trickster Ganos. E Cyber Warrior Nigrishi. Jiren the Ultimate Warrior. Allora, finalmente abbiamo trovato il leader Jiren. Vediamo un po'. Eccolo qua. È una comune. Quando questa carta attacca una carta lì e pesca una carta, si awakena sempre a 4 energie e ci fa stappare 2. A 4 punti ci fa stappare 2 energie. Abilità automatica, quando questa carta attacca, pesca una carta. Alla fine del tuo turno scegli fino a 2 carte dell'universo 11 la tua battle area e mettile in posizione attiva. L'effetto di questa carta va in combo con la carta SR di Jiren, in quanto la carta SR di Jiren ha un costo spropositato di 10, mi pare, o 12, non ricordo, e si cala uno in meno per ogni carta Jiren, per ogni carta universo 11 che abbiamo nella nostra battle area. Quindi, mettendo in posizione attiva i nostri personaggi dell'universo 11 dopo aver attaccato, possiamo garantire che non vengano a loro volta attaccati, salvo abilità speciali. Dimension Leaper Hit, Catopesla, Spectrum Attack Obuni, Frost the Tactician, Magicaio,
Attenzione, vedo di nuovo dorato. Intanto abbiamo Striker Hop. E attenzione, no, c'è un'altra rara. Fermi tutti. La carta rara è Maiden Charge, il counter dell'universo 2. E la nostra è un SR rossa. Dal colore direi che è Kale. Olle! Infatti è proprio Rentless Super Saiyan Kale SR. Ovviamente non è potente come quella verde che già conosciamo da Union Force, che fa veramente di tutto anche il caffè. Questa a costo 5 si evolve a costo 4 da un'altra Kale, la Double Strike, 25.000 di potenza. E quando una carta evolve in questa carta, scegli tutte le battle card con 25.000 di potenza diverse dalla tua Caulifla e questa carta e mettile KO. Là. Bene, ci siamo portati a casa 3 SR. Quest'oggi, come potete ben vedere, abbiamo trovato Hit rosso, Kale ancoressa rossa e infine Beerus che è blu. Sì, ma manca un pacchetto. Ci resta mezzo box che probabilmente avremo nel prossimo video. Oh, manca un pacchetto. Beh ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, commentate il pacchetto finale. Scusate ragazzi, pardon, mi ero perso un pacchetto, talmente la foga di aver trovato 3 SR, mi stavo fomentando vedendo le carte che avevo trovato, questo qua è rimasto là all'angolino nel dimenticatoio, poverino. Spero non me la faccia pagare facendomi trovare una schifezza. E dunque apriamolo, visto che l'ultimo pacchetto era quello di Goku, adesso rispondiamo con Vegeta. Là. Cominciamo da di nuovo Freezer Leader, Handstrike Canceral, che non ci interessa, manca la non comune, quindi abbiamo la Reverse, Kawaii, Focused Mind Gohan, di nuovo Jiren, tutte e due leader gialli nello stesso pacchetto, Dimension Leaper Hit, che già abbiamo in due copie, e Maiden Charge, Backbone of Universe 7 Son Goku. Hero Combination One, ultima comune prima della Reverse, che è Shining Blaster. Attenzione, la Reverse è una comune verde. Perché? La più schifosa. Me la sta facendo pagare, mi ha rovinato una Reverse. Attenzione, la rara è una R rossa ed è... però abbiamo Impeccable Super Saiyan Kaba. Ottimo. Buona rara per chiudere il nostro spacchettamento. Bene ragazzi, per questo video è davvero tutto, io vi aspetto con il prossimo video dedicato alla seconda parte del box e vi saluto, mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere se questo gioco di carte vi sta piacendo e se vi piace questa espansione, cosa ne pensate di questa espansione. Mi raccomando, seguite anche la pagina Facebook che ogni tanto compare in pop-up qui sul video e trovate anche in descrizione. E troverete sulla pagina Facebook, ultimamente ho caricato il regolamento tradotto completamente in italiano dal sottoscritto del gioco di carte di Dragon Ball Super, appunto. Quindi se avete voglia andatevelo a guardare, mi farebbe molto piacere. Per questo video è finalmente tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.